Mister, ormai il comune denominatore delle partite del Campofranco è la sofferenza. Sì. E non lo so se i ragazzi mi vogliono far invecchiare, essendo un allenatore giovane forse mi vogliono far invecchiare prima del tempo, perché ce la mettiamo tutti e credo che oggi ero quasi a rischio di infarto, ma perché ci siamo complicati la vita in tutto e per tutto. Cioè, poi penso che oggi il mio portiere non ha fatto una parata, quindi e perdevamo 1-0. La prendo a ridere perché c'è un po' di adrenalina in più, però bene, i ragazzi si sono riconfermati, c'era la voglia di vincere, ce l'abbiamo messa tutta e alla fine siamo stati premiati. Il sembraverde Ciccio Galeotto che si presenta, tifoso del Campofranco, con prima partita con il suo primo gol. Eh sì, certo, siamo contenti per ieri il Campofranco, fare questa vittoria dopo un pareggio e una sconfitta. Però si è fatto un po' di fatica perché ha 3 mesi che non gioco, per campo sintetico pesante, però alla fine ci siamo riusciti e penso che sia stata una vittoria meritata. Sia che si segni in eccellenza, sia che si segni in Serie C o in Serie B, l'emozione del gol è sempre un'emozione. Ma è sempre, pure in prima categoria, l'ho detto sempre. Cioè, l'ho detto ai ragazzi, per me era emozionante giocare all'esordio oggi, perché pure beccavo una squadra palermitana, tutti amici, sai. Infatti avevo chiesto prima di farla a Palermo questa partita, perché tutti amici, però scherziamo, però siamo contenti. Abbiamo regalato questa vittoria al nostro pubblico. La squadra ha dimostrato che ha un gioco suo personale, è una squadra che si muove bene in campo. Oggi, anche oggi all'inizio c'è stato anche un po' di sfortuna, poi fortunatamente siamo riusciti a sboccarci, a fare gol, a fare anche altre azioni da gol e poi alla fine è arrivato il risultato che oggi era importantissimo sia per la classifica ma soprattutto per il morale dei ragazzi che hanno bisogno di crederci un po' di più. Mister Chifari, tutto si può dire oggi tranne che il Campofranco non ha meritato questo successo. No, sicuramente il Campofranco ha fatto una gara gagliarda, messo impegno su tutti i palloni, avevano voglia, sicuramente una buona squadra. La Palermitana come l'ha vista oggi? Ma siamo partiti bene, poi ho fatto 2 errori sui gol soprattutto, dove l'abbiamo fatto male, l'abbiamo proprio messi male, quindi cercheremo di limitare questi errori in settimana, sicuramente faremo meglio dalla prossima settimana.